Lo sport con il Corriere dell'Umbria in primo piano, il calcio di Serie B, Grifo, l'imbarazzo della scelta. Santoro, Ghion e Van Balegem si contendono il posto accanto a Segre, a destra Falserano o Ferrarini. Burrai tornerà disponibile, in mezzo c'è una maglia per tre. Parliamo anche di Serie B con la Ternana, il grido di Lucarelli, ora continuità è una gara vitale. Il tecnico alla vigilia del match di Cosenza dice attenzione, vengono da un KO e vorranno riscattarsi, playoff a meno uno, io guardo dietro, facciamo tanta legna, arriveranno l'inverno e il freddo, guai a pensare ad altro. Scendendo in Serie C, Gubbio secondo in casa, da play-out in trasferta, al Barbetti ha totalizzato 13 punti, solo l'Ancona Matelica con 15 ha fatto meglio, ma fuori il piatto piange, 0 vittorie e 4 pareggi, peggio Fermana, Viterbese e Pontedera. In Serie D, Foligno, Monaco resta fino al derby, oggi parlerà il presidente Colavita e si allena l'olandese Rosenborg. Ancora per il volley di Superlega, Sir, il muro è sotto accusa, contro Trento non ha funzionato al pari del contrattacco, sufficiente la battuta, ma al di là dei fondamentali sono amalgama tra i reparti e i sincronismi di gioco a fare effetto. E poi parliamo anche di atletica con il Corriere dell'Umbria, staffette show al Santa Giuliana, l'atletica capanne porta a casa 9 successi, grandi numeri e successo di pubblico per le gare di esordienti e ragazzi, ritoccati 4 record regionali. Con la nazione di nuovo il Perugia in primo piano, 3 gare della verità in 9 giorni, dopo il triste e terribile un ciclo più abbordabile, domani la regina poi scatta la doppia trasferta sui campi di Spal e Como. In Serie C Gubbio alla ribalta televisiva, lunedì c'è il Siena al Barbetti, il big match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, l'11 di Torrente chiamato al riscatto. Settore giovanile biancorosso, l'under 14 si sbarazza del Bologna per 4-1, under 15 pareggio prestigioso con la Roma. Da Terni, Ternana senza paura Cosenza, Lucarelli dice gara di importanza infinita, oggi alle ore 18 sfide in trasferta, forfè di Capone che si aggiunge a Cuzzupias, Nesta e Capanni. Per il volley di A1 femminile, Giulia Melli carica la Bartoccini, abbiamo imposto il nostro ritmo, volley Superlega maschile, la Sierra Perugia riprende a lavorare al Palabarton, domenica turno di riposo in campo mercoledì 3 novembre. Con il messaggero Grifo, i 3 rebus di Alvini, regina spartiacque, 3 uomini per una maglia in difesa e sulle fasce, ma è in mezzo il vero punto interrogativo. Soluzioni per creare di più, Ghion, Van Balegem e Segre in ballo, occhio a Murgia, prima della seduta, lungo applauso a Lucchini. A Nocera Umbra, l'ultimo saluto a Mr. Mingarelli, continuerà ad allenarvi dal cielo. E poi invece in Serie D, Foligno avanti con Monaco, ma il derby è decisivo. Oggi parla il presidente, ci si chiede se ci saranno novità societarie, i giovani sono ok. Sempre in Serie D, Tiferno super gasato, caccia al poker di vittorie. Fere a Cosenza, voglia di volare. I rossoverdi possono dare una svolta al campionato se confermano l'ottimo stato di forma in cui si trovano. Intanto mister Lucarelli ritrova Capitan Defendi, Agazzi potrebbe dare il cambio a Palumbo. Ancora da Terni, calabresi a caccia del riscatto dopo le critiche, gli avversari posi sotto i raggi X. E poi la storia, ancora da Terni, fuga dall'Iraq dopo migliaia di chilometri, con la Ternana ritrova la meta della vita. Un anno e 5 mesi per raggiungere Terni, Otman Abdulsalam dice appena arrivato ho cercato una squadra di rugby. Tutte le altre notizie le lasciamo alla vostra lettura, noi concludiamo come sempre con le previsioni meteo fornite da Perugia Meteo e dalle pagine del Messaggero. Massime primaverili e assenza di piogge, temperature in risalita e assenza di piogge, questa è la previsione dell'andamento del meteo nelle prossime 48 ore, tanto per la giornata odierna quanto per quella di domani. Infatti la tendenza è quella di un alternarsi di sole e nuvole, con temperature che nelle ore più calde arriveranno intorno ai 16 gradi e con le minime che non dovrebbero scendere sotto gli 8. È veramente tutto per questa edizione del TG Mattino, vi ricordiamo che questa sera alle 21 torna in diretta l'appuntamento di Link. Grazie per averci seguito, buona giornata e arrivederci.